abbiamo qui con noi la dottoressa Giorgia Belardini. Buongiorno Giorgia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Giorgia, io parlavo di questo lockdown e delle conseguenze che ha causato soprattutto ai bambini. Tu che sei esperta del settore, raccontaci un po' questa situazione. Allora, come hai detto, è chiaro che, come tutti ben sappiamo, la pandemia ha avuto per certi versi un impatto traumatico sulla nostra vita, quindi ha modificato inevitabilmente le nostre abitudini, ha limitato le nostre libertà personali, spazi fisici, ha fatto crollare anche tutte le nostre sicurezze, no? Un po' per la paura del contagio, quindi le preoccupazioni, un po' per anche la sicurezza del lavoro, quindi sul futuro, tanti tasselli che inevitabilmente disgregandosi hanno prodotto delle macerie un po' emotive e un po' economiche, no? Però vorrei soffermarmi anche su dei lati positivi, quindi nonostante l'isolamento, le insicurezze, le varie incertezze, possiamo concentrarci su ciò che c'è di buono, no? Perché rispetto a tutto questo abbiamo anche delle tante conferme, no? Ci siamo accorti più che mai di aver bisogno di relazioni autentiche, di contatto umano, in un mondo ormai pieno di tecnologia, dove siamo iperconnessi, no? Vogliamo tutto e subito, un mondo frenetico, abbiamo proprio riscoperto la semplicità dello stare insieme, con se stessi, con l'altro, proprio dello sguardo dell'altro, del prendersi del tempo, no? E quindi ci è mancato un po' il calore della relazione umana senza questo filtro della tecnologia, e ovviamente i bambini hanno avuto grandi benefici, quindi hanno potuto stare con i genitori, hanno passato del tempo a giocare. È vero però anche che ci sono state delle restrizioni e cambi di abitudini anche per loro, no? Assolutamente. Però a prescindere, ecco, dal carattere e dal comportamento del singolo bambino, generalmente, ecco, hanno avuto questi effetti benefici in qualche modo. E poi c'è da dire che la visione dei bambini è proprio condizionata da quella del genitore, perché come capita tutti i giorni, imitano queste figure di riferimento, si rispecchiano, no? Riflettono le emozioni che leggono i genitori, quindi se ho una mamma che ha paura, percepirò in qualche modo il pericolo, quindi avrò paura di uscire, di vedere persone, il contagio, oppure per esempio un papà che ha delle preoccupazioni sul futuro, sul lavoro, tenderò probabilmente ad avere una sfiducia verso la scuola, oppure anche tristezza nell'impossibilità di farlo stare meglio, di aiutarlo. Quindi dare sempre dei messaggi positivi, farsi vedere sempre in maniera positiva e propositiva dai propri figli. Sì, esattamente, questo e soprattutto essere autentici, quindi reali, evitare di camuffare qualcosa che comunque si percepisce, perché poi il bambino è veramente una spugna, quindi questo. Però ecco, mi piacerebbe lasciarvi con una riflessione, no? Perché pensando a tutto questo mi sono domandata come nella vita frenetica di tutti i giorni, ricca di impegni, di ostacoli che ci impediscono poi di vivere il momento presente, perché facciamo tante cose, no? Mentre facciamo le cose pensiamo già a quello che dobbiamo fare dopo, a quello che dobbiamo comprare per cena, programmare la settimana successiva, eccetera. E invece durante la quarantena abbiamo proprio dedicato del tempo ad attività che non necessariamente dovessero avere uno scopo, quindi solo per il piacere di farle, come il gioco, no? Il relax, il ristoro, e che contribuiscono, ecco, ad accrescere la nostra energia, la nostra vitalità. Bene, quindi, Giorgia, io ti ringrazio, sì, per questi consigli, anche per questa analisi psicologica che hai fornito a tutti i nostri ascoltatori. Io vorrei impostare con te un percorso settimanale, quindi ogni settimana affrontare un argomento che tu esporrai ai nostri lettori con questa anche voce molto rassicurante. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie, quindi, mille. Un saluto a tutti. Ciao, Cesare. Grazie mille.